Granata e Spontricciola è la sfida dentro e fuori per centrare la salvezza in questa stagione. All'andata la gara terminò con la vittoria di misura d'opera della formazione di casa. Abita la gara Marco Sartoni della sezione di Lugo di Romagna, coadiuvato a Luca Angelini e Nicola Mancini, entrambi della sezione di Rimini. La gara vede subito un Granata all'arrembaggio, discesa di Pellegrini, traversato al centro per il centravanti Vitali. Tani risponde stile Zenga sul proprio palo. Risposta dei Pirati, Bastianelli tocca per Fabbri, botta sicura, Slani ci mette il petto per negare la gioia del gol all'attaccante avversario. La gara si sblocca poco dopo, grossa ingenuità da parte di difensore Pivi, colpo di testa all'indietro lento, Tani esce alla disperata ma prende palla e piede di Ambrosini. Dal dischetto Ambrosini batte Tani che oggi sfoggia la maglia rossoblu di Nello Cusin, portiere del Bologna 89-90. Lo Spontricciolo prova subito a raddrizzare il match, ma Capriotti si perde sul più bello. Da calcio piazzato ci prova Brisigotti, Venghi è pronto nella risposta, rifugiandosi in corner. Dalla bandierina Vitali a colpire di testa, ma Tani blocca a terra. Lo stesso numero 9, spaccato a sottomisura, conclude di pochissimo al lato. Non è giornata per Pivi, che regala il secondo rigore al Granata, travolgendo nuovamente Ambrosini. Dal dischetto lo stesso numero 11 spiazza Tani, mandando i suoi all'intervallo sul doppio vantaggio. Nella ripresa cali Granata e viene fuori da subito lo Spontricciolo. Il tiro di Brisigotti viene respinto di petto dinanzi alla porta difesa da Venghi. I Pirati insistono, l'apertura in direzione Fantini porta la palla a terra dello stesso Venghi. La gara si riapre quando l'arbitro assegna un penalty molto discusso in casa Granata. Pivi, divenuto esperto di rigori, questa volta se lo procura ingannando il direttore di gara. Il piede calciatore colpisce la caviglia di De Rosa. L'arbitro assegna in questo caso il penalty. Dagli 11 metri Capriotti segna con brivido. Venghi tocca la palla ma non riesce a respingerla. Il Granata ci prova da calcio piazzato con Pellegrini ma alza la mira. Ambrosini di forza cerca l'Eurogol da posizione defilata ma nulla da fare. Successivamente succede davvero di tutto. L'apertura di Meluzzi porta al colpo di testa di Brisigotti, sponda per Capriotti e gol del 2-2, personale doppietta per il numero 9 tra le proteste dei difensori del Granata. Lo stesso numero 9 mette al centro provocando i quasi autogol di Arfilli. Nel finale un altro tentativo dello Spontricciolo non è andato a buon fine. Un segno X che non accontenta nessuna delle due compagini. Tanti episodi da Moviola, tanti rigori al Ghezzi. Sfida vera.